corso di banda marchi, no? Direi di sì, poco poco, almeno un attimino, sì, questo senz'altro, però ecco, le rende tutto poi molto più semplice capire queste cose, perché dice cavolo, non sono io, ma in realtà sono proprio diversa, allora mi rincuoro un attimo, no? Non dire mi mancano tutti questi pezzi per qualche motivo in particolare, semplicemente sono diversa. Questo permette ad Ame, la chiameremo così perché poi nel libro il nome è abbreviato, Ame è anche un modo più simpatico per definire la sua personalità, anche perché insomma la sua età ci permette di utilizzare questo nomignolo, questo diminutivo. Lei è protetta in qualche modo però da sguardi che sono sempre stati intorno a lei, ma che lei non ha mai notato, perché erano degli sguardi che stavano messi lì a protezione. Improvvisamente però si verificano, si presentano nella sua quotidianità anche dei pericoli. Ovviamente, facendosi poi una realtà diversa da quella quotidiana, lei si rende conto di tutte queste differenze. E allora incominciano a comparire vari personaggi, non tutti reali, e lì poi compare tutta la magia, tutto il mondo magico che si riversa nel quotidiano. È diciamo una sorta di mondo parallelo di cui uno può non avere una percezione, però in realtà è tutto lì. Ci sono delle presenze che mettono a rischio l'incolumità di Ame, invece ci sono delle altre presenze che abbiamo detto la proteggono. Ma di che carattere sono e soprattutto di quale specie sono queste presenze? Tutti quelli che la proteggono in realtà sono innanzitutto i mezzi umani, a cui lei fa parte per metà. E quindi c'è tutta questa sorta di protezione dovuta proprio al tipo di razza che vive in simbiosi con la razza umana. Proteggono anche per parte i vampiri perché sono costretti per catena alimentare, poi c'è tutta un'altra schiera, tutta la grande schiera delle creature magiche che in realtà poi sceglieranno da che parte stare, quindi se proteggere o meno. E diciamo che il life motive è poi libero arbitrio in questa situazione, diciamo che da lei si ripara questo destino e però poi le scelte sono quelle che determinano poi chi tu sarai in futuro, nel bene e nel male. Il libro non soltanto grandi scariche di adrenalina, no? Perché pagina dopo pagina, man mano che il mistero si dipana, abbiamo colpi di scena continui, abbiamo anche delle lotte, c'è un mistero che insomma accompagna davvero il lettore dall'inizio alla fine, ma c'è anche una forte passione. Ad un certo punto nella vita di una giovane, insomma, esiste anche l'amore, esiste anche l'erotismo, esiste anche la consapevolezza della propria femminilità, che la protagonista utilizza a fasi, nel senso ci sono delle circostanze in cui, secondo quello che ho potuto dedurre dalla lettura del testo, insomma, usa due misure, due modi per relazionarsi poi con gli altri, delle volte molto tesi, altre volte invece molto, molto dolci. Sì, in effetti sì, perché lei adesso sta imparando proprio a bilanciare. Quindi sta imparando soprattutto a bilanciare se stessa, sta mettendo tutti questi pezzi che le mancano e deve saperli sfruttare per diventare migliore completa. In breve, la morale di questo libro, la riflessione, naturalmente un fantasy è sempre indirizzato all'intrattenimento, no? Quindi a toglierci un po' da quello che diceva certo. Calindri della vita moderna, non che io Calindri me lo ricordi in persona, insomma, è solo perché me lo hanno ricordato e poi è storico. Però mi faceva piacere sapere in poche parole quale potrebbe essere il messaggio. Ci ho riflettuto in questi giorni, perché in realtà il libro uscito di getto, si scriveva da solo. Il messaggio secondo me è innanzitutto è assolutamente lucevole di libertà, non c'è razzismo, non c'è assolutamente nessuna forma politica, niente di niente, proprio libero e basta, ognuno libero arbitrio decide cosa vuole e come vuole vivere, poi fondamentalmente è positivo, cioè alla fin fine è una crescita, ma sempre in positivo anche se sono mille avversità. Ciascuno è alla ricerca della sua libertà, nonostante la libertà comporti sempre delle costrizioni. Grazie a Cristiana Veranzo per essere stata in mia compagnia, il sigillo di Ametista, edito dal Gruppo Albatros. Abbiamo terminato anche quest'oggi, vi ricordo il nostro sito web gruppoalbatrosfilo.it, dove troverete maggiori informazioni su tutte le nostre pubblicazioni. Se invece volete scrivere alla redazione del programma, l'indirizzo compare anch'esso sui vostri teleschermi, sia scrivendo @chaosfilm.it. Ci vediamo nella prossima puntata con altre storie e altri ospiti, non mancate. Salve a tutti, mi chiamo Cristiana, ho 40 anni, vivo ad Aversa e ho scritto il mio primo romanzo che si chiama Il sigillo di Ametista, un puro